Gravidanza sicura, dal concepimento alla nascita. La gravidanza è uno dei momenti più belli e delicati della vita di una donna. Garantire una maternità priva di rischi, monitorare la crescita del feto e accompagnare la donna anche dal punto di vista psicologico è un percorso virtuoso che scopriamo assieme alla professoressa Gervasi Maria Teresa, direttore centro regionale UNIPD materno, fetale e direttore UOC ostetricia ginecologia UNIPD. Sono la dottoressa Gervasi, direttrice dell'unità operativa di ostetricia e ginecologia dell'azienda ospedaliera di Padova. Questa unità complessa è tradizionalmente riservata all'ostetricia e anche per questo motivo dal 2007 è stato aperto nella nostra unità operativa un centro che allora era molto innovativo e non c'era in nessun'altra parte, perlomeno del Triveneto, e cioè un centro di medicina materno-fetale. Perché questo? Perché noi abbiamo imparato sempre di più che la gravidanza ha bisogno di cure particolari, non solamente per la gravidanza stessa, ma perché molte donne in gravidanza sono affette da patologie che richiedono trattamenti particolari e richiedono un approccio multidisciplinare che noi possiamo offrire, anche perché facciamo parte dell'azienda ospedaliera di Padova, dove molte super specializzazioni sono a disposizione. Noi sappiamo adesso che la maggior parte delle donne ha il primo figlio in età dopo i 30 anni e naturalmente più è avanti l'età, più ci sono patologie materne. Quindi patologie materne di tutti i tipi, dalle patologie ipertensive alle patologie ematologiche, reumatologiche, cardiache e così via. E naturalmente infettive, ecco, l'età media del primo figlio qua nella nostra popolazione è dopo i 30 anni, in effetti. Ci sono anche molte donne che scelgono di avere un figlio dopo i 40 anni, quindi man mano che l'età va avanti è più facile che ci siano delle problematiche che vanno affrontate, diciamo, in maniera super specialistica. Non sono le stesse gravidanze delle donne di 20 anni. Noi abbiamo il dovere, ovviamente, di offrire a queste donne quello di cui abbiamo bisogno, cioè il massimo possibile delle cure mediche. E il nostro centro fin dall'inizio ha avuto molto successo, è diventato nel 2014 centro regionale di medicina materno-fetale e attiriamo persone da tutta la regione, ma proprio anche dal Triveneto e anche da fuori. Se posso darvi un po' di numeri, tanto per avere l'idea, l'anno scorso noi abbiamo seguito 3.000 donne, quindi parliamo anche di un anno Covid, ma con tutte le problematiche che questo comporta, abbiamo seguito 3.000 donne, le abbiamo seguite sia in gravidanza che prima della gravidanza, perché una parte importantissima del nostro lavoro è fare il counseling preconcezionale, in modo che la gravidanza in presenza di patologie venga affrontata nella maniera più diciamo sotto controllo possibile, più preparata possibile. E abbiamo in tutto il numero di prestazioni che noi abbiamo fatto è oltre 10.000 in un anno, quindi un'attività che ovviamente non è di una sola persona. Ci sono in questo momento 5 medici che si sono specializzati in quest'ambito. Questo è chiaramente possibile in una grande struttura di terzo livello come la nostra. Quindi abbiamo dei medici che fanno ostetricia, ma che sono super specializzati nella medicina materno-fetale e che lavorano tra di loro in maniera totalmente omogenea. Le tipologie di donne e di coppie che si rivolgono a noi sono sostanzialmente due. Ci sono le donne che sono affette, come dicevo, da patologie varie e ci sono donne che hanno avuto
già delle gravidanze e gravidanze che non sono andate a buon fine per motivi legati a patologie delle gravidanze stesse. Quindi anche queste vanno preparate queste donne alla gravidanza successiva in maniera molto accorta. Potrei farvi un esempio, tanto per essere più chiara. Una delle cause più comuni del parto prematuro, e il parto prematuro è la più importante causa di morbilità e mortalità perinatale. Il parto prematuro è un evento, cioè il parto prima della 37ª settimana, è un evento molto grave e per il bambino porta a una mortalità elevata. La maggior parte dei parti prematuri molto precoci, diciamo prima delle 28 settimane, è dovuta a cause infettive. Questo noi abbiamo imparato. Per cui, quando una donna ha avuto uno o due parti prematuri prima delle 28 settimane, quando viene da noi la sottoponiamo a dei controlli particolari che eseguiamo qua da noi, in modo tale da essere sicuri che non ci siano infezioni endouterine, subcliniche, quindi che non danno segno di sé in atto, prima che inizi un'ulteriore gravidanza. Ecco, questo è come prepariamo le donne a una gravidanza quando ci sono dei precedenti importanti e potete immaginare quanto pesanti anche da un punto di vista emotivo, psicologico, perché veramente sono eventi difficilissimi questi dei parti alla 23, 24, 25 settimane con bambini che o non sopravvivono o sopravvivono con esiti importanti. Quindi noi le prepariamo le donne alla gravidanza successiva con la massima cura. Questa parte del nostro lavoro è, voglio dire, particolarmente importante. A noi piace vedere le donne che vogliono affrontare una gravidanza in situazioni per vario motivo difficili, ci piace vederle prima che la gravidanza inizi. Se poi la gravidanza è iniziata, noi naturalmente le seguiamo con tutte le cure di cui c'è bisogno.
verrà curato, che possibilità ci sono. Tutto questo è naturalmente, come potete immaginare, ho fatto solo pochi esempi, un lavoro enorme, ma il nostro lavoro noi l'abbiamo costruito un po' alla volta e sappiamo come fare, ci dà una, voglio dirvi che ci dà una grandissima gratificazione, sia pure in mezzo alle difficoltà che ovviamente ci sono, perché parliamo di casi difficili, parliamo di casi complessi, di situazioni che hanno avuto magari già un cattivo esito precedentemente, però è una fonte di grandissima, voi potete immaginare quale sia la gratificazione che noi otteniamo dal fatto di riuscire a dare a queste coppie in difficoltà il bambino sano che loro desiderano. Ecco, questo è il nostro lavoro. Piccolo, diciamo piccolo, ma insomma rilevante, credo, osservatorio personale, quello che io trovo è che i cambiamenti culturali abbiano giocato in questo senso un ruolo importantissimo, perché questa generazione di donne che adesso ha figli dopo i 40 anni, perché ce ne sono molte che scelgono di avere il primo figlio dopo i 40 anni, scelgono o si trovano nella circostanza, nel momento giusto dopo i 40 anni, sono donne che adesso non vivono più la vita delle loro mamme o delle loro nonne. Che cosa vogliamo fare riguardo a questo? Loro, le donne adesso, studiano, vanno all'università, trovano normale non dedicare a 25 anni la vita a avere bambini, ma trovano normale dedicarsi dopo la laurea ad una professione. La professione, come si sa, insomma, implica impegno e tempo, e magari non sono più i tempi. Io dico, quando si parla di queste cose, si dice che le donne devono avere figli a 20 anni. Io dico, le donne devono avere figli quando li desiderano, e il mondo di adesso non è il mondo delle nostre nonne. Ecco, questo dico molto più dei cambiamenti climatici. A 20 anni è difficile che adesso una ragazza decida di dedicarsi ad allevare dei bambini, perché la cultura dei tempi è questa. Non possiamo, ma non vogliamo fare niente in proposito, io credo che le donne debbano essere rispettate nelle loro scelte, cosa che trovo non sempre venga fatta quando si fanno questi discorsi che le donne devono far figli giovani, ma insomma le donne devono far figli quando li desiderano, e li desiderano quando è il momento in cui magari da un punto di vista fisico, diciamo, che magari non è il momento ideale, ma ci sono i medici per questo, ci siamo noi ad aiutarla a portare avanti i loro progetti. Questo nel mondo di oggi, nell'ambito in cui io vivo, che è questa città, insomma, che è questa regione, se vogliamo, ma penso che sia uguale perlomeno in tutto il nord Italia. E non, il nostro compito è aiutarle e far sì che loro possano portare avanti il loro desiderio di avere un figlio tanto quanto tutte le altre cose che hanno desiderato portare avanti, nel massimo rispetto per loro. Ci sono le problematiche più frequenti, sono le problematiche legate al parto prematuro, come dicevo prima, frequenti ed importanti. Il parto prematuro in realtà è una sindrome. Il parto prematuro significa il parto prima delle 37 settimane, ma le cause, non c'è un il parto, una volta si diceva il parto prematuro e quello e basta, e c'è una terapia una sola, ma non è così. Il parto prematuro ha molte cause, e queste cause vanno sviscerate. A volte riusciamo a farlo in maniera
bene quando appunto una donna si presenta da noi dopo aver avuto un parto prematuro e noi andiamo a sviscerare nella loro storia quale può essere la causa per affrontare meglio poi le terapie, ed è molto importante trattare il parto prematuro a seconda di quella che è la causa del parto prematuro stesso. Sì, questo implica competenze che non sono da poco, insomma, non è una cosa, non sto dicendo che è facile, ecco, non sto dicendo che è facile, non è uno più uno uguale due, no, bisogna studiare con molta attenzione, diciamo, cosa è successo a quella donna precedentemente. E questo facciamo, fra l'altro noi siamo un centro di riferimento per i parti prematuri, per la prematurità, avendo la fortuna di avere qui una terapia intensiva neonatale, per cui tutti i parti sostanzialmente, assieme a altri due centri della regione, tutti i parti sotto le 32 settimane arrivano da noi a Verona, Vicenza, Treviso, sono pochi centri che si occupano di questi bambini. Quando noi abbiamo parti prematuri così precoci, perché sono quelli che preoccupano di più, anche dopo le 32 possono creare problemi, ma non neanche lontanamente paragonabili a quello che avviene invece sotto le 28-32 settimane. Ecco, quando poi arrivano questi parti prematuri, noi contattiamo subito, cioè parliamo con la mamma che ha purtroppo avuto questa esperienza e la avviamo a questi controlli successivi che servono per capire che cosa è successo e per evitarlo nei limiti del possibile nella gravidanza successiva. Poi un'altra causa molto frequente di patologia sono i disordini ipertensivi della gravidanza, che sono di vario tipo. In gravidanza assumono delle caratteristiche particolari, non sono come l'ipertensione fuori dalla gravidanza. Anche qui devo dire che una parte dei disordini ipertensivi della gravidanza deriva da problemi metabolici, in particolare, come è ovvio, come negli altri adulti, al sovrappeso, all'obesità, che purtroppo è una piaga che va a interessare anche le donne gravide. Ecco, una raccomandazione, se vogliamo parlare di gravidanza sicura, che noi facciamo alle donne e che affrontino la gravidanza in condizioni fisiche buone, perché affrontarla quando c'è un'obesità, per esempio, ed è un evento abbastanza comune purtroppo, significa andare incontro a delle complicanze che poi sì, si trattano, però insomma la gravidanza sicura vorrebbe dire non partire con questi problemi. Noi abbiamo qui il nostro servizio di dietologia con cui collaboriamo e che ci dà un aiuto molto importante per le mamme che ne hanno bisogno. Noi abbiamo anche dei corsi di preparazione alla nascita che sono molto, molto richiesti, che molto frequentati, in cui facciamo anche queste lezioni, per esempio, su come ci si alimenta in gravidanza. Quindi, insomma, lavoriamo, è un'attività, come dire, a larghissimo spettro. Questo è una cosa importantissima. Allora, noi abbiamo un servizio di psicologia clinica dell'azienda che collabora con noi in maniera molto ampia. È un'attività che abbiamo messo su insieme, questa di seguire le donne in gravidanza, perché in gravidanza c'è bisogno del supporto psicologico spesso, in particolare se ci sono patologie precedenti difficili, situazioni insomma particolari. Quindi abbiamo un servizio di psicologia per le donne che afferiscono al centro regionale, e questo è evidente. Abbiamo consulenze psicologiche per le donne che hanno partorito e che hanno bisogni particolari, anche solo difficoltà nei primi contatti con il neonato, perché esistono insomma anche queste cose, ma soprattutto se c'è stato un parto prematuro, ecco, o un parto o una situazione complicata, per esempio nasce un bambino che dovrà essere operato, è evidente che lì la psicologa è molto importante per accompagnare la coppia
in un passaggio che è veramente da un punto di vista emotivo molto complesso. E poi noi siamo molto orgogliosi di questo, siamo riusciti, insomma, con molta difficoltà perché servono persone, però insomma, per adesso ci stiamo riuscendo. Nei corsi di accompagnamento alla nascita, no, i nostri psicologi poi, insomma, hanno un contatto con tutte le mamme che entrano nel corso di accompagnamento alla nascita all'inizio, d'accordo, poi c'è un accompagnamento durante la gravidanza con particolare insomma, attenzione allo stato emotivo delle donne in gravidanza e poi c'è un ulteriore contatto dopo il parto, un mese dal parto, in maniera da essere sicuri che queste mamme che sono entrate nel percorso di accompagnamento alla nascita, e qui parlo di gravidanze fisiologiche, però anche loro hanno bisogno, e dopo un mese la nostra psicologa può rendersi conto come sono i primi contatti col bambino, se ci sono delle difficoltà, di quale tipo sono queste difficoltà. Messo su questi corsi assieme alle psicologhe, poi ci sono le lezioni plenarie, ci sono gli insegnamenti sull'alimentazione, c'è tutto il resto chiaramente su come avviene il parto. Ma questa parte con collaborazione del servizio psicologia è importantissimo e ha molto successo, in effetti è un servizio che piace molto alle donne e piace molto ricevere. L'abbiamo iniziato subito prima che iniziasse il Covid, non dico altro, c'erano proprio gli inizi di 2 anni fa. E subito abbiamo dovuto interromperlo, ma abbiamo visto che per via telematica si può fare comunque un ottimo lavoro, come siamo in contatto noi adesso, insomma. E quindi in pratica questo servizio è continuato anche per tutto il periodo del Covid. Sì, abbiamo dovuto un po' aggirare l'ostacolo, diciamo, in presenza probabilmente meglio, ecco, però, insomma, però questo è stato necessario. Il Covid per noi è stato un impatto molto importante perché noi curiamo le mamme e i bambini che non sono ancora nati, appunto, nel centro di medicina materno-fetale. Vuol dire che noi curiamo le mamme, curiamo i bambini, anche prima della nascita, tramite le mamme. Quindi una mamma malata di Covid è una mamma che sta male e che può avere delle ripercussioni gravissime sul bambino. Gli inizi per noi di questa avventura sono stati veramente angoscianti perché si sapeva molto poco su cosa succedeva in gravidanza. Addirittura qualcuno diceva che non c'era nessun impatto sulla gravidanza e invece da noi i casi veramente difficili sono arrivati subito, parlo proprio di 2 anni fa, cioè all'inizio, forse perché siamo centro di riferimento, è stato molto difficile. Noi abbiamo avuto in tutto, vi posso dare il numero perché l'ho guardato oggi, 167 donne che qui in un repartino Covid che abbiamo dovuto mettere su sono state ricoverate in questi 2 anni. E una cosa interessante è che il 60 di questi 167, quindi diciamo tantissime, sono state ricoverate nell'ultimo mese e mezzo, cioè dal 1° gennaio, con questa quarta ondata, perché le donne temono la vaccinazione in gravidanza, sbagliando, e qui sbagliano probabilmente anche i medici che a volte sconsigliano la vaccinazione in gravidanza ed è sbagliato perché quando la vaccinazione ha cominciato a diffondersi molto nella popolazione, chi è che è stato più colpito dal Covid? Quelle categorie che non erano vaccinate. E quali erano? Bambini e donne in gravidanza. E quindi noi abbiamo avuto un'ondata adesso di donne in gravidanza con problemi legati al Covid veramente non indifferente. Ci sono donne che hanno il Covid e quali sono i problemi? I problemi sono le malattie, il parto e questo è, sappiamo, così è stato anche nella nostra esperienza, che le donne che hanno il Covid si ammalano più facilmente di ipertensione, di emorragia del postpartum,
c'è una mortalità, no? Nelle casistiche, grandi casistiche internazionali, non per noi, però c'è una mortalità materna da Covid. Noi abbiamo avuto 5 donne che sono state cesareizzate prima delle 28 settimane, quindi gravemente per termine, per una polmonite gravissima che le aveva portate in terapia intensiva. Quindi situazioni, noi abbiamo visto queste situazioni molto gravi, però cioè una donna in gravidanza in terapia intensiva è una cosa veramente serissima, perché devi capire qual è il momento, se puoi aspettare o se devi far nascere il bambino per la sicurezza del bambino stesso, perché se la madre peggiora il bambino muore, evidentemente. Ma noi abbiamo un problema aggiuntivo. Quelle donne che hanno il Covid, e questo soprattutto, questo è successo in questi ultimi 2 mesi, le donne che hanno il Covid e che partoriscono e sono ricoverate, al di là del fatto che tutto avviene in maniera chiaramente più complicata, perché un parto, un cesareo di una donna Covid è diverso anche come il personale, insomma, per l'isolamento, per tutte queste cose pratiche, e vabbè, ma lì ci siamo un po' abituati. Poi, però c'è il fatto del bambino, dell'allattamento, delle difficoltà, del rumine. Può o no un bambino con una mamma positiva stare con la mamma? Può, però a determinate condizioni. E quindi ogni caso, come è chiaro, è un caso un po' a sé, e quindi c'è tanta difficoltà stata, devo dirvi, in particolare in questi ultimi 2 mesi. Adesso i ricoveri stanno calando anche nel nostro repartino Covid, come in tutti gli altri reparti. E quindi speriamo, ecco, che sia finita qua. Stiamo cercando di vaccinare il più possibile. Abbiamo anche aperto un piccolo centro di vaccinazione interno, perché pensiamo che le mamme siano più tranquille se si vaccinano in un reparto ostetrico. E in effetti abbiamo mo molto, molta affluenza a questo centro nostro di vaccinazione. Noi vacciniamo ogni martedì pomeriggio. Siamo a disposizione per le donne in gravidanza della città. Vengono dove vogliono, che hanno voglia di vaccinarsi, e la vaccinazione viene fatta da un ginecologo, quindi o in presenza di un ginecologo. Quindi questo ci speriamo, insomma, che aggiunga sicurezza alle mamme, perché siamo consapevoli delle ansie, delle paure che possono avere.